finali nazionali della Champion Kart 2015, il campionato promosso dalla Parolin Racing Kart, hanno luogo sullo splendido tracciato di Adria, con i giovanissimi piloti della categoria Baby Academy pronti a sfidarsi lungo i 1300 metri dell'impianto rodigino. Valerio Rinicella si presenta al comando della classifica generale, ma nelle qualifiche a svettare Giuseppe Forenzi, il quale ottiene la pole position davanti a Samuele Mengozzi, con Diego Falavigne e Rashid Al-Daheri a dividersi la seconda fila. Il via di gara 1 vede Mengozzi soffiare subito la leadership a Forenzi, con Falavigne che mantiene la terza posizione davanti a Nicolas Pugliatti, autore di un eccellente spunto dalla quarta fila dello schieramento. Brando Badoer nel corso del primo giro riesce a soffiare la quinta posizione ad Al-Daheri, ingaggiando subito dopo un'accesa bagarra con il rimontante Valerio Rinicella. Davanti il duo Mengozzi-Forenzi sembra voler andare in fuga, mentre Al-Daheri riesce a rifarsi dopo una partenza poco felice, riportandosi a ridosso di Falavigne. Il pilota del team Ippoliti Racing riesce a scavalcare il driver emiliano per la terza posizione, con Forenzi che tiene la scia del leader Mengozzi, senza però riuscire a sferrare l'attacco decisivo. La battaglia tra i due favorisce il rientro degli inseguitori, con Falavigne che si riprende la terza piazza ai danni di Al-Daheri nel corso del penultimo giro. Mengozzi riesce a respingere gli attacchi dei rivali, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi in un'entusiasmante volata a 4 che vede alle sue spalle Forenzi, Falavigne e Al-Daheri racchiusi in mezzo secondo. Lo staccato Rinicella che chiude con un prezioso quinto posto in ottica campionato, regolando nell'ordine Badoer, Pugliatti e Panay. La finale della categoria Baby Academy vede il poleman Mengozzi mantenere il comando delle ostilità nelle prime fasi, mentre Forenzi perde diverse posizioni facendosi scavalcare da Falavigne, Al-Daheri, Badoer e Pugliatti. Il numero 17 riesce però prontamente a rifarsi nei confronti di Badoer e Pugliatti, i quali ingaggiano un acceso duello che si conclude però con il testa coda del pilota trevigiano, costretto così a ripartire dal fondo del gruppo. Mengozzi mantiene la testa, con Al-Daheri che sale in seconda piazza ai danni di Falavigne, a sua volta scavalcato anche da Forenzi. Il pilota del team Arrow Motorsport poco dopo sale al secondo posto, portandosi a ridosso del leader Mengozzi, con Al-Daheri e Falavigne decisi a non mollare la presa. Alle spalle del quartetto di testa va formandosi un trio, con Pugliatti, Rinicella e Panaev a contendersi la quinta piazza, mentre Badoer dalle retrovie inizia una difficile rimonta. Nel corso del quinto giro Forenzi si porta in testa, scavalcando Mengozzi all'interno di curva 1, con i due che danno quindi vita ad un'intensa battaglia, mentre Al-Daheri e Falavigne, alle loro spalle, sembrano pronti a voler approfittare di qualsiasi indecisione dei rivali. Le ultime fasi sono ricche di suspense, Al-Daheri prova l'attacco alla seconda posizione, ma deve invece cedere il passo a Falavigne, mentre Forenzi soffia la leadership a Mengozzi a due curve dal traguardo. Quattro si presentano praticamente appaiate all'ultima curva, con Falavigne costretto a saltare sul cordolo per evitare il contatto. A trionfare Giuseppe Forenzi, il quale precede alla photo finish Mengozzi, mentre Al-Daheri si aggiudica il terzo gradino del podio davanti a Falavigne. Pugliatti conquista lo sprint per il quinto posto su Panaev, mentre a Rinicella è sufficiente conquistare la settima posizione per aggiudicarsi il titolo di campione 2015. Race 1, I started 4th position in the qualifying. I 60 to do the lap timing 4th fastest. And in the race, I did my best. And in the start, I went a little back. So, and then I tried, I speed streamed them and passed them all. Yep. I'm really happy because I succeeded to be second place in the championship. I'll try to be first in the championship. Hello. Allora, in gara 1 sono partito secondo. Alla prima curva ho superato Forenzi e sono stato primo per tutta la gara. E sono arrivato primo. In gara 2 sono partito primo. Ho mantenuto un po' la posizione, sono stato superato, l'ho risuperato, all'ultima curva mi ha superato e sono arrivato secondo. Beh, è andata bene, alcune gare
un po' di sfortuna, altre invece sono andate bene. Non abbiamo ancora in mente cosa fare, però spero di continuare a portarla. Ciao a tutti! In gara 1 sono partito in pole position, solo che Samuele Mengozzi alla seconda curva mi è riuscito a superare. Siamo un po' scappati, poi non sono riuscito a superarlo e sono arrivato secondo. In gara 2 sono partito secondo e sono sfilato in settima posizione dopo la prima curva. Sono riuscito a recuperare fino alla prima. Sì, la stagione è andata bene perché ho fatto belle posizioni, ma a volte mi è andata di sfortuna e sono andato male. I campionati non abbiamo ancora in mente cosa fare. Ciao!